Liguria Web TV ben ritrovati. Oggi ospite di Amici per la Coda c'è Claudia. Ben arrivata. Grazie. Claudia Ghigliazzi, ovviamente, ma qui in zona sei un volto conosciuto? Sì, direi sì, proprio di sì. Abbastanza. Perché veramente fa tantissime cose, però questa volta ti presenti te. Chi è Claudia Ghigliazzi? Bene. Allora, io sono principalmente una volontaria. Con la V maiuscola. Vabbè, insomma, io nasco come volontaria ormai da un bel po' di anni fa. Ho iniziato la mia attività come volontaria in Spagna. Esatto. A Granada, e mi sono trovata davanti, di fronte a una realtà veramente per me sconosciuta. Innanzitutto sconosciuta perché non avevo assolutamente conoscenza dei cani. Per me, io ero, diciamo, una gattara, un amante dei gatti, avevo 2 o 3 gatti, la cosa finiva lì. A Granada mi sono scontrata, proprio scontrata, con l'amore della mia vita che era Pepe, che ormai non c'è più. Che mi e ti ha rivoluzionato. Mi ha rivoluzionato veramente la vita, mi ha fatto scoprire un mondo, mi ha fatto scoprire veramente il mondo dei cani, il mondo canino. E da lì, poi in Spagna, lo sapete tutti, ci sono delle situazioni veramente terribili, a partire dai cani che vengono soppressi nelle Perreras e così via, e quindi mi sono dedicata al volontariato. Adesso sono tornata in Italia da un po' di anni e anche qui c'è tanto da fare e quindi, insomma, non potevo tirarmi no, indietro. No, è impossibile, a parte che ormai avevi preso l'abitudine, cioè tu senza i cani non puoi non stare. Posso, non puoi non stare. Posso. Perché io un po' meno di te, ma permettimelo, ce l'abbiamo proprio nel sangue. Non si può, manca qualcosa, la giornata non è la stessa. Collabori con il canile di Enesi? Sì, io faccio soprattutto volontariato in canile ad Albenga, il canile di Enesi. E dove dedico parecchie ore della mia. Perché allora io per riuscire, allora innanzitutto sono contenta perché quando lei riesce a venire da noi sono proprio, deve ritagliare quell'oretta e mezza perché arriva dal canile o sta facendo qualcosa per i cani, logicamente è una vita molto intensa, quindi quando arrivi è una gioia per me averti qua. Ti ringrazio. E la tua mattina è praticamente... Ma guarda, le mie mattine, vabbè, quando non sono in canile comunque sono o sono post affido o sono preaffidi, oppure organizzo per i banchetti, perché noi Certo. Facciamo raccolte fondi e quindi confeziono, cucio. No, mi sono dovuta inventare anche delle cose che non sapevo. È bellissimo perché quando parli con Claudia, lei si autoscopre, no? E te lo racconta come se stesse parlando di una terza persona. Ho scoperto anche di saper cucire ed è una cosa bellissima. Lei per i cani un giorno o l'altro ce la vediamo in una cosa, non so, andrai a farci la maratona di New York. No, guarda, già il fatto di essere e di parlare davanti a un pubblico, comunque deve essere, per me è già un passo, uno scoglio che ho superato proprio per amore degli animali. Certo. Non avrei mai fatto per un'altra cosa. Eh no, ma infatti questa, no, come carattere mi motiva molto, diciamo che esattamente. Ma perché è il suo scopo, nel senso che tante volte organizza o si trova in certe situazioni che chi conosce Claudia dice non c'entra proprio nulla con quell'ambiente, ma per gli animali, per arrivare comunque ad ottenere qualcosa Certo. Per loro, hai fatto delle cose meravigliose, Claudia. Insomma, ci proviamo perlomeno. Allora, in questi giorni mi sono arrivati sulla mia pagina di Amici per la Coda tantissime domande, tantissime richieste, non sapevo come rispondere. Per cui ho contattato subito Claudio e ho detto mi devi dare una mano perché tu ne sai 10.000 volte più di me. Il problema era questo, come ti avevo anticipato, tante persone si chiedono quando succede, come è successo purtroppo adesso in Italia, un terremoto, una slavina, comunque qualcosa di catastrofico. Questi cani randagi, cani che sono nei canili o cani che sono comunque in rifugi, a volte dei rifugi Certo. Un pochettino non proprio belli. Cosa succede? Si muove una macchina anche per loro in Italia? Assolutamente sì. Io direi che innanzitutto si muovono le associazioni sul posto, perché le prime ovviamente a lanciare l'allarme sono le associazioni sul posto che stanno monitorando Certo. Ora per ora la situazione e che ovviamente chiedono aiuto a chi invece in quel momento non ha ovviamente emergenze, perlomeno di quel genere. E dopodiché veramente si mette in moto una cosa meravigliosa, perché noi abbiamo lanciato degli appelli, una cosa banalissima, raccolta di coperte, non niente di eclatante,
però veramente siamo stati sommersi dalle coperte e piumoni, avevamo di tutto veramente. Abbiamo ovviamente smistato, spedito, organizzato le spedizioni, ovviamente dividendo un po', certo, suddividendo nelle varie zone. Purtroppo molto spesso in tutto questo muovere di aiuti c'è anche chi, io non so veramente poi lo scopo finale quale sia, quello di mandare falsi allarmi o comunque cucciolate che hanno bisogno di essere adottate e poi in realtà chiami e non ti risponde mai nessuno. Ecco, questa cosa veramente non capisco lo scopo finale, ecco, se non quello di intralciare poi comunque il lavoro vero dei volontari veri e delle emergenze vere, perché... Beh, ecco, in effetti hai anticipato proprio questa cosa. Capita spesso che mi girano delle foto di cucciolate oppure di cani maltrattati, cose insomma che colpiscono molto, no? Le persone, anche quelle che non amano tantissimo gli animali, però dicono no, ma questo non deve succedere. Poi in realtà quando si chiamano i numeri che sono presenti o si fa una ricerca un attimino anche un po' larga per sapere chi è questa persona che ha chiesto, si viene a scoprire, Claudia, delle cose bruttissime, sì, perché veramente questi sono allarmi che danno molto fastidio, rovinano anche la fiducia che le persone, certo, hanno, no? E capita in questi giorni, per esempio, io non vedo la cattiveria della persona, ma vedo l'ignoranza della persona che chiede mangiare per una determinata colonia piuttosto che un'altra, poi quando le si chiede ma la colonia è gestita da te, la colonia è sterilizzata, stai seguendo in che forma, in che veste, vieni bannata e non si capiva questo cibo che tu al limite volevi donare, certo, dove sarebbe finito. Certo. Quindi questa rete, tu ovviamente avrai in tutta Italia delle persone di cui ti fidi. Sì, sicuramente. Io dico sempre che comunque bisogna affidarsi a associazioni serie, conosciute, ma dietro alle associazioni ci sono le persone. Brava. Quindi soprattutto persone che ci mettono la faccia. Brava. Io ti dico la verità, a volte sono un po' in difficoltà perché io, tu sai benissimo che ho 9 cani a casa, quindi quando, sì, faccio le raccolte pappe, ad esempio, ho sempre un po' il timore che la gente possa pensare che queste raccolte pappe poi in realtà siano per i miei cani. Dai, i miei cani mangiano manicaretti, non mangiano le pappe che raccolgo, e lo posso assicurare. Guarda, una crocchetta raccolta è una raccolta e donata, esatto, mai e poi mai priverei un cane, anzi magari ce ne metto dei miei, quindi... Esatto, io guarda, quando faccio i pacchi per le tacche, no, spediamo, mi manca il chilo, no? Allora dico sempre, li faccio ovviamente in garage, scendo, deve essere tutto perfetto, cacchio, mancano 900 grammi, salgo, prendo quello dei miei cani e metto dentro. È vero, quando noi raccogliamo siamo molto molto attente, perché chi ha donato ovviamente ha donato perché... Per vuole che ha bisogno. Esattamente, vuole che vada su, ci sono persone che tante, certo, volte mi dicono no, guarda, io preferisco che vada dal Benga piuttosto che al canile di finale. Ognuno ha un po' le sue simpatie perché forse da quel canile ha preso un suo cagnolino, certo, certo, ci mancherebbe. Però questo, come hai detto te, la cosa più bella è chi ci mette la faccia. Claudia ci mette la faccia, Betty ci mette la faccia, certo. Purtroppo ci sono persone che disturbano, infatti tu non hai idea di quante persone mi mandavano, ma secondo te devo mandare? E io dico sempre, guarda, aspetta che mi informo, anche perché non voglio far parte di qualcosa che non esiste, certo, e quindi faccio 3000 telefonate, cerco, ci sono persone che mi dicono ma scusa, quante ore dedichi? Mio marito non ne può più di queste cose, 2-3 ore, ma giustamente bisogna farlo, cioè, infatti. E una cosa, per esempio, dall'Italia, da tutta l'Italia, ci sono delle difficoltà in questo momento gravi, a parte quello che è successo in queste zone, no? Conosci delle realtà di canili o gattili o situazioni che vanno al di là della tragedia, dove secondo te possiamo anche indirizzare le persone? Ma guarda, io seguo in Sicilia, ecco, Alessandro Vitali. E lo seguo ormai da tempo, non ti dico, non lo conosco personalmente. Brava. Quindi non posso, però vedo il suo lavoro e ad esempio è sicuramente una persona seria. La possiamo trovare su Facebook? Su Facebook è una persona che ci mette la faccia. Eh no, perché appunto volevo anche Libero Barone, un altro, ecco, volontario siciliano, cioè ci sono delle figure diciamo proprio un po' dominanti, ma dove vedi effettivamente il lavoro che svolgono.
Poi altre, posso nominare altre mille, ma insomma, no, quello se che uno volevo... naviga un po' su Facebook, brava, vede assolutamente il tipo di impegno che è costante, cioè non è il momento che dici vabbè faccio la raccolta, mi mandi i soldi. A me è successo tempo fa, adesso un bel po' di tempo fa, che niente, mi era stata chiesto aiuto per una cagnolina che doveva essere operata, eccetera. Io a quel punto, non conoscendo, brava, ho chiesto: bene, però mi devi dare, io ti aiuto e diffondo anche, certo, questo aiuto, certo, tra i miei contatti, però ho bisogno di pezze giustificative, tu mi devi far avere un preventivo, esatto, di un veterinario e poi eventuali fatture, perché benissimo, io non ti posso inviare denaro, soprattutto quando si chiede denaro, perché se si chiede cibo, al limite, voglio dire, il cibo lo mangerà comunque un altro cane, un cane, quello, esattamente, un gatto, i soldi. Quando si parla di denaro bisogna stare molto attenti e ci sono richieste serie, serissime, io ve lo posso garantire, che soldi raccolti vanno poi a buon fine. Certo, però come ripeto, bisogna sempre essere assolutamente certi dove. Ed è quello appunto che volevo dire, Claudia sicuramente approva. Se volete appunto aiutare, perché tante volte viene più dal cuore aiutare il sud rispetto a qua, che abbiamo forse più capillarità, più persone vicine che ci possono aiutare, potete scrivere a Claudia, potete scrivere a me, che vi diamo delle realtà testate, passatemi il termine, dove se mandate veramente lì i vostri aiuti sono tantissimo per loro, perché in effetti anche io seguo di più la Sardegna e ho, io le chiamo le mie amiche perché non le ho mai viste ma le sento tutti i giorni, certo, poi se non mi rispondono entro la giornata sono preoccupata. Ma potremmo anche promuovere una cosa tipo adotta un rifugio, ma no? È vero, bellissima anche questa cosa, perché comunque il rifugio esisterà sempre, certo, e anzi vedo nei rifugi che sto seguendo io, da quando li seguo tantissimi, beh, altri cani sono arrivati, certo, però sono anche brava migliorati, perché certo, abbiamo cercato insieme di ottenere qualcosa in più, no? Quindi quando vedi la foto prima e dopo è una gioia infinita, certo, no? Perché dici guarda, anch'io sono riuscita a fare qualcosa per loro, perché poi tutto questo lo facciamo per loro, per gli animali, perché veramente non ci frega niente di tantissime altre cose. Infatti con Claudia mi trovo tantissimo, c'è da imparare, perché io da Claudia sto imparando tantissimo adesso, certo, poi la sì. Poi la cosa che ovviamente, ma questa è una diatriba tra me e lei, io devo raggiungere 9 cani, per cui tu stai ferma un attimo. Va perché bene, da io 3 mi devo fermare adesso. No, è bellissima, pensate che ha cambiato casa proprio per i suoi animali, quindi secondo me questi sono i gesti d'amore grandissimi. Non ho bisogno di dire che cuore a Claudia, perché chiunque la conosca la stima. Quindi permettetevi di scriverle un messaggio se volete fare un gesto, o se avete un dubbio su una situazione, prima di fare un bonifico, o prima di ricaricare una tessera o mandare del cibo, 2 telefonate in più. Sì, certo. Quindi, assicurarsi sempre, questo poi posso essere io, può essere tu, o comunque chi? Cercare una fonte attendibile che ti possa dare delle informazioni. Brevemente, non sempre le ho le informazioni, no, però ti dai da fare. Do da fare per averle. Dimmi brevemente adesso il tuo prossimo step, cosa stai organizzando? Guarda, in questo momento, ad essere sincera, sono in un momento così di un vulcano, sì, calmo, non no, ci credo. Beh, ma lo sai che quando sono calmi i vulcani non ci credo, non duri tanto, Claudia. No, no, ma chissà. Chissà, poi ce lo viene a dire, perché tanto lo vengo a scoprire, poi dopo la porto qua, poverina quando viene qua fa dei salti mortali, ma dobbiamo qualcosa sapere faremo, cosa fa Claudia. Qualcosa faremo. Poi sei famoso, ho visto la tua foto del tuo profilo. Chi è? Chi c'è con te nel tuo profilo? Ah, vabbè, c'è Stoppa. No, lei ha collaborato con Stoppa. Sì, non hai collaborato, no, sì, è una parola grossa. No, no, sono molto contenta, anche perché... diciamo che posso dire due parole, sì, a proposito, sì, di Stoppa. È una persona splendida, è una persona così come la vedete, ed è veramente un amante degli animali. Brava. Io mi sono rivolta a lui per i cani di Camporosso e ho trovato aiuto. Ma anche poi, in seguito, ho, certo, avuto modo di contattarlo.
ha sempre, sempre, sempre risposto ai miei messaggi, è sempre molto, molto attento, molto sensibile, quindi ecco. Questa è una cosa positiva, noi lo adoriamo tutti. No, ma anche la cosa che a volte la Liguria è un pochettino messa un po' di fianco, no? Rispetto ad altre regioni, certo. Invece in questa occasione si è dimostrato che anche noi valiamo qualcosa. Ma certo, ma assolutamente. E poi avevamo Claudia che portava avanti la nostra bandiera, cioè capite? Adesso ci arriviamo. Claudia, ti ringrazio per essere stata qua. Grazie con a voi, è sempre un piacere. No, ti rivoglio, lo sai, ma perché sì, adesso se mi dice che è calma, io sono preoccupata, perché voi non avete idea di quante cose quella testolina tira fuori solamente in una giornata. Beh, abbiamo già un po' messo qualche base per fare per qualcosa. Te. Ma sì, dai, io non faccio niente di eclatante. Vi aspetto per la prossima puntata. Grazie Claudia, grazie di te, cuore. Grazie a voi. Sì, ventenne. Come? Allora, per uscire, Claudia...